Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, una posizione netta e precisa quella dell'USB, sciopero e la dichiarazione, la necessità a questo punto di chiudere lo stabilimento. Ci sono più le condizioni, come abbiamo detto a Di Maio, al Ministero, giorno 9 e l'altro giorno, come dire, dopo la tragedia. Quella fabbrica sta cadendo a pezzi, la vita delle persone è a rischio, prova ne è, come dire, un altro ragazzo di 31 anni ci ha lasciato la pelle. Mittal aveva promesso di venire e di rilanciare lo stabilimento, ad oggi purtroppo ArcelorMittal si è rivelato un grande bluff. Il dolore, veramente, la rabbia che certi episodi che già negli anni scorsi, episodi tragici, si erano verificati, puntualmente si verificano. Evidentemente nulla è cambiato nell'indifferenza, perché ora anche da parte delle altre sigle sindacali vedi la non adesione, l'interruzione dello sciopero, si piangerà l'ennesimo morto, ma poi domani mattina saremo punto e da capo. Senti, io non commento le decisioni delle altre sigle, loro hanno sospeso, probabilmente hanno ritenuto opportuno fare questo. Noi al contrario pensiamo, anche e soprattutto perché purtroppo il nostro collega è ancora in fondo al mare, riteniamo sbagliato, come dire, la sospensione dello sciopero, anche e soprattutto perché il ministro Di Maio, mi permetto di dire, che aveva modi e tempi, come dire, di fare convocazioni molto prima rispetto a quella che è arrivata.